Siamo in collegamento con Vincenzo Russo, presidente dell'Associazione Talenti Vesuviani. Salve, grazie per essere con noi in collegamento, ben trovato. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Allora, Talenti Vesuviani è giunta alla quindicesima edizione del concorso nazionale di poesia e narrativa dedicato ai temi della legalità. A vincere quest'anno tra i vincitori un ragazzino di 12 anni di Afragola che ha scritto una bellissima poesia proprio sulla Covid. Sì, esatto, è Vincenzo Ferrara di Afragola che ha mandato questo testo, chiaramente incentivato dai genitori, perché dietro queste azioni c'entrano sempre i genitori, e quindi noi lo abbiamo accolto di buon grado, considerato il momento che stiamo attraversando. Sì, questo Covid sicuramente ha colpito moltissimo i giovani perché sono stati costretti all'isolamento, per loro la socialità è indispensabile, soprattutto per la loro crescita. Questo concorso dura appunto da 15 anni ed è cresciuto nel tempo. Ci sarà la manifestazione il 12 dicembre nella biblioteca di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. Come dura un concorso tanti anni? E io ho sempre sognato, ho un sogno sempre che atto ogni anno, il confronto sano da parte delle istituzioni, delle forze dell'ordine, degli scrittori, anche della magistratura, perché nel corso degli anni abbiamo avuto anche l'onore e il piacere di ospitare magistrati sul tema della legalità, che in realtà poi è il fondamento sul quale si basano i principi di libertà e di democrazia e il rispetto, voglio dire, dei singoli individui rispetto tra i popoli. Io, grazie a Dio, insomma, è un premio che ostinatamente porto avanti ormai da 15 anni, è stata una mia idea tempo fa e con tanta dedizione, devo dire la verità. Io organizzo un solo concorso all'anno e lo faccio in questo modo. Certo, c'è da dire che quest'anno questa edizione è dedicata ad Alberto Bonomo, l'agente di polizia municipale della città di San Giorgio a Cremano, prematuramente scomparso. Sì, esatto, Alberto è prematuramente scomparso per il Covid, eppure era una persona molto, molto, molto attenta, tutti i dispositivi individuali di sicurezza quando lo incontravamo per strada, insomma, messi lì, ed è andato via. Infatti io questo l'ho battezzato il premio della rinascita, e manco a farlo apposta arriva la poesia di un bambino di 12 anni che tratta di Covid, quindi c'erano tutti i motivi per premiare questo ragazzo. La scorsa edizione, grazie tra virgolette alla pandemia, non potemmo, voglio dire, mettere in campo la giornata di premiazione, e lo scorso anno invece il premio era dedicato ad Emanuele Reali, un brigadiere dei carabinieri, ovviamente, che è morto sul campo, e quindi quest'anno riprendiamo da Emanuele Reali per andare da Alberto Bonomo. Certo, volendo citare qualche passo della poesia del ragazzino di 12 anni, sottolinea, dice, sembrava un carcere, una pena, tutti quanti con la mascherina. Quindi evidentemente loro hanno vissuto sulla loro pelle questa situazione in maniera drammatica. Allora un invito sempre a tutti coloro che ci ascoltano ad utilizzare rigore e senso di responsabilità per far sì che non ci siano passi indietro, perché la quarta ondata comincia realmente a preoccupare. Concordo perfettamente con lei, io ho sentito i genitori e praticamente tutta la famiglia durante il primo lockdown è stata contagiata da questo maledetto virus. Quindi il ragazzo è formato, tra virgolette, formato per questa pandemia che noi stiamo attraversando, quindi l'ha attraversato proprio sulla sua pelle. Questo sarà stato poi il motivo scatenante, no? Certo. Che lo ha indotto a scrivere, e poi, come dice lei, giustamente l'incarcerazione, che gli adulti che abbiamo, cioè voglio dire, noi già abbiamo una forma mentis, già siamo formati strutturalmente, ma come fai a dire a un bambino di 12 anni non puoi andare a giocare oppure non puoi andare a scuola? È molto più complesso, cioè, infatti i giovani e gli adolescenti sono quelli che chiaramente dicono tutti che pagheranno a caro prezzo questa brutta esperienza. Noi la salutiamo, la ringraziamo, in bocca al lupo per questo premio, sperando che ci Io siano tante altre edizioni. Arrivederci. grazie
Ringrazio lei e voglio dire soltanto che il premio nel corso degli anni ha goduto del patrocinio di tutte le alte cariche istituzionali. Quest'anno c'è l'onorevole, l'illustrissimo presidente onorevole Roberto Fico che invierà anche un premio di rappresentanza. Grazie Benissimo, mille. grazie, Sì. arrivederci, buon Grazie a lavoro. tutti quanti. Grazie anche a lei.